Sì. Ragazzi, sta Nation League sta regalando emozioni incredibili. Germania-Olanda 2-2. Ma negli ultimi minuti io mi ero preparato comunque un commento. Dicevo, ok, Germania, ma l'Olanda ha un grande futuro. Perché si vede che questa squadra, segnatevelo, farà, crescerà tantissimo. Poi non so se andrà a vincere il mondiale, se andrà a vincere l'europeo, è presto. Però ha delle buone basi. E l'allenatore Koeman, lì come cazzo si chiama, mi pare che stia facendo bene. L'Olanda ha tanti bei giovani, ragazzi. Oggi ho visto un Promes che mi è piaciuto tantissimo. Ho visto un esterno, un terzino destro che mi è piaciuto. Van Dijk a me piace da impazzire, ha anche segnato. C'è De Vrij che non c'è, cioè c'è nella nazionale, ma non c'è oggi. Quindi, ragazzi, anche una buona difesa. Depay, Wijnaldum, ragazzi. E sono giocatori già pronti. Babel mi è piaciuto anche oggi. E Germania, secondo me, ha sbagliato a non, dopo 10 anni di alto livello, a non esonerare Löw, che secondo me è arrivata a fine ciclo. L'Olanda si qualifica, quindi va prima nel girone con questo pareggio, lì si arriva un pareggio. Germania che passa di vantaggio con due verticalizzazioni sull'attaccante, su Werner nel primo caso e poi su Sané. Che è una mossa, la verticalizzazione, che è mancata un po' alla nostra Italia. Ecco, ci è riuscita solo una volta a farla con Immobile. Bellissimo il primo gol di Werner, perché Gnabry con l'esterno la spizza, verticalizza, Werner la controlla di testa, palleggia, fa un rimbalzo alla palla al volo, una bordata da fuori. Veramente grandissimo gol di Werner. Bello anche quello di Sané, qualche responsabilità forse del portiere. La Germania è una squadra discreta, però gli mancano, non è più quella di 4-5 anni fa, del 2014. C'è il ricambio generazionale, c'è, perché non ci sono più Schweinsteiger, Lambo, Ateng, ma comunque ci sono altri giocatori bravi. Secondo me, ho visto Sané, ho visto comunque Werner, Gnabry. Ripeto, secondo me il ricambio c'è generazionale, ma non sono all'altezza. E siccome questa non è una squadra tra le più forti al mondo, questa Germania, tra le prime 10 magari. E l'Olanda, ripeto, secondo me ha un grande futuro. E questo torneo è, diciamo, un punto di partenza per magari puntare a vincere un europeo, ecco, secondo me. E niente, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram, il link è qui sotto. Ci vediamo domani col post partita di Italia e USA.